festa all'aeroporto internazionale di Capodichino per il viaggio inaugurale della tratta Napoli-Istanbul della Turkish Airlines, compagnia di bandiera della nazione tra i due continenti. Con le quasi contemporanee aperture di Genova e Torino, l'azienda turca porta a quota 7 la propria presenza negli aeroporti italiani, il secondo paese europeo più servito dopo la Germania. 3 giorni di voli che in agosto diverranno 5 per rendere Napoli sempre più protagonista nel panorama internazionale. Un entusiasmo condiviso da Mustafa Saglik, direttore della Turkish a Napoli, e da Mauro Pollio, amministratore delegato della GESAC, società che gestisce lo scalo partenopeo. Noi vogliamo dare la possibilità a tutti i passeggeri del mondo, sia in partenza dall'Italia che in partenza dalla Turchia verso l'Italia, e in tutto il mondo vogliamo dare questa possibilità di raggiungere il mondo. Rappresenta un collegamento particolarmente importante per l'importanza di Istanbul dell'economia turca e anche perché permette attraverso di Istanbul di aprire il traffico napoletano a tante altre destinazioni del Medio Oriente o in Asia. L'operazione commerciale si prefigura come ponte ideale verso la Turchia, lo Stato che più di tutti coniuga le svariate anime del Mediterraneo. Un'opportunità ben compresa dalla nuova giunta comunale, che ha voluto presenziare all'inaugurazione con l'assessore al turismo e alla cultura Antonella Di Nocera. Istanbul è in realtà un ponte verso l'Oriente, verso il Medio Oriente, ed è, come ben sappiamo, una città di magia tra Oriente e Occidente, per cui importantissima anche per la città di Napoli come ponte verso altri paesi.